Licata capitale dell'ultramaratona, da tutta Italia per partecipare alla gara di domani. Lungo Degenza e Posta Acuzie, sono iniziate le giornate agrigentine di medicina interna. Il Licata Calcio ha deciso, panchina affidata a Marco Coppa. È venerdì 15 novembre, nuovo e ultimo appuntamento della settimana con qui Licata TG, benvenuti. Per una volta invertiamo la scaletta e partiamo dalla fine, dallo sport. Sì, perché Licata nel prossimo weekend diventerà capitale italiana dell'ultramaratona. È una delle prime volte che in Sicilia runners corrono per almeno 6 ore, sfidandosi sulla lunga distanza. La gara, organizzata dall'ASD Atletica Licata, è in programma per domani. Vediamo l'intervista. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Noi nella nostra società da qualche anno fa parte Antonio Dalla Rita, che è un campione mondiale di corsa su strada di 24 ore e 48 ore, e quindi lui ci ha ispirato, diciamo, a questo tipo di eventi, portandoci a conoscenza diversi personaggi nel mondo dell'ultramaratona. Quindi questo, diciamo, ci ha dato l'occasione di organizzare un evento di 6 e 8 ore, e in più saranno comprese le staffette, che correranno un'ora per 6, gruppi di 6. Abbiamo circa 70-80 partecipanti nel totale, di cui una quarantina faranno la 6-8 ore. Il percorso è sul Corso Argentina e il Porto Turistico. È un storico importante nel mondo dell'ultramaratona, ho fatto quasi 200 eventi, partecipato per un totale di 21.000 km di gare. In Sicilia ci sono stati in passato dei tentativi di gara ultramaratona, ci ha provato Palermo nel 2000, ci ha provato Modica e adesso ci proviamo noi, nella speranza di dare continuità, e sicuramente daremo continuità a questo evento. Marcello Giavarini, imprenditore licatese che è alla guida di Ego Green, è stato confermato alla presidenza del consiglio di amministrazione del Gabbiano, resort di Porto Cervo. Giavarini dunque continuerà a gestire il resort e a guidarlo verso un ulteriore sviluppo. Confermati in carica anche i componenti del consiglio di amministrazione. È un appuntamento importante quello che è iniziato oggi ad Agrigento ed andrà avanti fino a domani. L'ottava edizione delle giornate agrigentine di medicina interna lungo Degenza e Posta Acuzie. Riuniti nella città dei templi specialisti, docenti universitari e primari giunti da tutta la Sicilia. Vediamo le interviste di Arturo Cantella. Sono molto orgoglioso di avere portato ad Agrigento tutte le migliori menti per quanto riguarda la medicina interna, dal professore Corrao, al professore Barbagallo, al professore Mulè, che anche avere portato le migliori menti che ci sono nel nostro ospedale, perché anche da noi abbiamo delle parti di grande eccellenza, come è stato riportato recentemente dall'Agenas. Io parlerò in particolare di diabete e obesità, due cronicità che sono fortemente associate, anzi il diciamo fenotipo clinico, la caratteristica clinica frequente nei nostri pazienti diabetici è proprio la classica pancia, no? Quello che noi definiamo obesità viscero-addominale. Queste due cose interagiscono fortemente e probabilmente l'obesità, questo tipo di grasso che si accumula all'interno dei visceri, è in grado di slatentizzare le problematiche metaboliche fino a portare al diabete. Oggi per fortuna abbiamo farmaci innovativi che sono in grado di invertire la rotta. È importante la restituzione ad integrum delle funzioni vitali del paziente, perché oltre a curare la patologia dobbiamo tenere presente che dobbiamo curare la persona, dobbiamo curare l'aspetto socio-psicofisico del paziente.
La compagnia 72esimo Est di Porto Empedocle stasera a Licata porterà in scena il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello. La regia è di Giovanni Volpe, che è anche il protagonista sul palcoscenico. Il costo del ticket è di 10 euro. Inizio dello spettacolo previsto per le 20:30. Teatro Re aperto a partire dalle 20. Domani sera, sabato 16 novembre alle 21, al Teatro Pirandello di Agrigento si inaugura la stagione concertistica con il Don Giovanni di Amadeus Mozart. È il primo appuntamento della rassegna Il Conservatorio a Teatro. Vediamo una clip che presenta la rappresentazione. Quella di Torre Salsa è una delle più belle ed interessanti oasi naturalistiche di Sicilia. Domenica 17 novembre sarà possibile conoscerla meglio grazie al trekking organizzato da Visit Agrigento. Per iscriversi alla passeggiata basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 380 79 85 180. Si chiama Scontrino Zero Molestie Sinalp, il progetto di amministrazione comunale di Caltagirone, Sinalp e Confcommercio che è stato presentato ieri. Mira a garantire i diritti delle donne e dei minori vittime di violenza. Vediamo il servizio. La Sicilia questa volta è risultata la prima regione a sollevare questo problema e abbiamo lavorato sulla certificazione SEE in modo da staccare la donna dal nucleo familiare e poter permettere alla donna di avere un suo ISEE autonomo e che le permetterà poi di accedere a tutta una serie di servizi e di aiuti anche economici da parte dello Stato. Poi abbiamo l'idea di promuovere anche l'inserimento delle donne che hanno subito violenza nelle categorie protette. Consiste nell'inserire in ogni scontrino fiscale la ragione sociale, cioè il telefono antiviolenza è il 1522, che è il numero nazionale per quanto riguarda contro la violenza sulle donne, per mettere in contatto qualsiasi donna che si trova in difficoltà nel suo territorio. Il numero nazionale gli darà un altro numero che sarà il numero più vicino per il centro antiviolenza più vicino per darle aiuto. Insieme al sindacato daremo vita a questa iniziativa lì dove Confcommercio è presente, e quindi per dare appunto un supporto in più alle donne che subiscono violenza. Calcio. Marco Coppa, che nella scorsa stagione sedeva sulla panchina dell'Acragas, è il nuovo allenatore del Licata Calcio. Ha firmato ieri sera, prende il posto di Pippo Romano, che si era dimesso nei giorni scorsi. Quello di Coppa sin da subito è il nome che è circolato con maggiore insistenza. Il neotecnico è già arrivato a Licata e nel pomeriggio guiderà il primo allenamento in vista della proibitiva trasferta di Siracusa. Nel pomeriggio vi proporremo la sua intervista. Sempre calcio, il futuro del Licata non è in discussione. Non abbiamo alcuna intenzione di sospendere il nostro impegno.
Lo assicura Enrico Massimino, presidente dell'ICATA Calcio, al microfono di Vincenzo Montana. Parla anche il neo direttore sportivo dell'ICATA, Agatino Chiavaro. Vediamo l'intervista. Sono andati via due persone di spessore che come si dice, da 4 anni che sono con noi, quindi in questo momento, siccome noi siamo sempre stati una famiglia, diciamo è come se c'è una mancanza, non è nei nostri pensieri ridimensionare, diciamo, l'investimento o cose di questo tipo qua. Ovviamente diciamo, non si era contenti dei risultati che si sono perseguiti e quindi sicuramente non che si disprezza il lavoro fatto, non è questo, sicuramente insomma bisogna fare degli aggiustamenti delle situazioni che porteranno, diciamo, ad essere, ci auguriamo ad essere un po' meglio, insomma, in classifica, ecco. Ci tengo a salutare sia il mister che il direttore Martello, perché prima di tutto sono dei colleghi, ma sono degli amici. Purtroppo però il calcio è anche questo. Io con le loro dimissioni, diciamo che c'entro poco, per cui quando succedono queste cose dispiace sempre. Chiaramente, come dicevo prima, il calcio è questo, per cui si deve guardare avanti con positività, cercando di, qualora ce ne fosse bisogno, di migliorare un po' la situazione, soprattutto un po' umorale, no? Di quello che in questo momento sta attraversando un po' tutte le componenti. E si chiude qui l'edizione odierna, l'ultima della settimana di qui di Cata TG. Grazie come sempre per la vostra attenzione e un buon fine settimana a tutti voi.